Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi un breve video per puntualizzare un concetto. Io parlo spesso di testosterone, di DHEA, di DHT, di questi ormoni che gestiscono la parte andrologica del mio lavoro, essendo urologo e andrologo. Tutto ciò che il desiderio, la libido, l'erezione sono anche influenzati dalla presenza e dall'equilibrio di questi ormoni. Ma non v'è dubbio che il testosterone o il DEA hanno un effetto su tutto il nostro organismo, a livello psicologico, dandoci più motivazione, più concentrazione, a livello muscolare, con un aumento del trofismo muscolare e anche del trofismo osseo, come anche benefici su vari tessuti. Tant'è vero che il testosterone è un po' l'ormone del giovane, del guerriero. Il DEA è poco conosciuto ancora in Italia. Conosciuto tantissimo negli Stati Uniti, dove addirittura è venduto come integratore. Da noi non è disponibile neanche nelle farmacie se non galeniche o con ormoni bioidentici. È prodotto dalla ghiandola surrenalica, tende a calare dai 30 anni in poi ed è un ormone importante. Innanzitutto è alla base della sintesi degli altri ormoni, per cui è un po' la madre di tutti gli ormoni ed è chiamato per le sue azioni l'ormone motivatore. E ritengo quindi opportuno che nell'uomo intorno ai 45-50 anni, che inizia a manifestare quell'accenno di, scusate il termine poco accettato, andropausa, è un termine che pochi scienziati accettano perché è un pochettino limitante sotto alcuni aspetti, sarebbe giusto dosare il DEA e integrarlo. E alcuni articoli hanno un pochettino demonizzato il DEA, come anche il testosterone, accusandolo di alterare l'equilibrio lipidico. Allora, onestamente, ho cercato un po' in bibliografia mondiale su PubMed e ho trovato un articolo che si è dedicato proprio a questo. Questo articolo ha studiato molti database, è riuscito a estrapolare importanti lavori, tra cui 23 indicizzati con un alto numero di pazienti studiati, proprio per porre attenzione a quanto il DEA potesse alterare l'equilibrio lipidico nell'uomo. Si è visto in conclusione che il DEA non altera assolutamente l'equilibrio lipidico, può abbassare però l'HDL. L'HDL è quello che tutti noi conosciamo come colesterolo buono. Quindi qual è il messaggio? Ogni qualvolta si inizia una terapia sostitutiva con il DEA, con il testosterone, parzialmente con il DHT, e per le donne di cui onestamente non mi occupo, estradiolo, progesterone e quant'altro, è giusto periodicamente eseguire degli esami che vadino a controllare, oltre all'equilibrio ormonale e alla funzione epatica, anche altri aspetti, come ad esempio l'equilibrio lipidico. Importante e fondamentale, per questo nessuno di noi deve fare il fai da te, affidarsi a uno specialista, che di solito è l'andrologo o è un endocrinologo, o sotto alcuni aspetti un biologo nutrizionista, che chiaramente non può occuparsi della prescrizione ormonale, ma può impostare un discorso nutrizionale e di benessere, come anche il medico dello sport, il medico della medicina funzionale, il medico che si occupa di anti-aging. Quindi controllare l'assetto lipidico perché il DEA non porta ad alterazioni importanti, non porta ad aumento di colesterolo o di trigliceridi o di LDL, ma sembra apportare nell'uso continuo un abbassamento dell'HDL, situazione che chiaramente dobbiamo monitorizzare. Era un piccolo video, ma insomma è anche giusto sviluppare argomenti non sempre a favore, ma talvolta contro quelli che sono un pochettino i miei piacevoli cavalli di battaglia. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.